Ancora un atto vandalico nei confronti di una sede di un sindacato. Stavolta il bersaglio è stata la CGIL a Pescara, dove scritte e simboli hanno imbrattato muri e vetrine. Il segretario generale CGIL Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri, con gli altri colleghi, si è precipitato sul posto, come la Digos, che sta conducendo le indagini serrate, specifica il questore di Pescara, Luigi Liguori. Mentre si moltiplicano negli ultimi mesi i casi in Italia, lo stesso in Abruzzo, solo pochi giorni fa devastata in quel caso la sede della CISL. Invece, ad agosto a Teramo, stessi simboli nelle scritte vandaliche sui muri della struttura. C'è apprensione, ma il sindacato non abbassa la testa in nome dei lavoratori, dice il segretario generale Carmine Ranieri. Ma questo è quello che sta succedendo in tutta Italia, in molte sedi del nostro paese, e quindi insomma, siamo fiduciosi che le forze dell'ordine agiscano per ripristinare la legalità per questi atti vandalici che non sono ammissibili. Oggi, tra l'altro, è l'anniversario della morte di Giuseppe Di Vittorio, diciamo, il padre della CGIL, che si è battuto per la libertà dei lavoratori, per le lotte e per i diritti dei braccianti agricoli di Cerignola. Ecco, la CGIL certamente non si farà intimidire, non si fa intimidire da questi atti e da questi personaggi anche vili, perché agiscono nella notte, come dire, di nascosto, senza volere nessun tipo di confronto democratico. C'è quel simbolo che inquadra Andrea Berardinelli, quella W con il cerchio. Quello è un simbolo particolare, vero? Sì, sono proprio questi simboli che stanno riempiendo le nostre sedi. Riferimento a pseudo-organizzazione Novax, ma ripeto, non c'è nessuna voglia di discutere, c'è solo voglia di vandalizzare, di creare dei danni e di rifiutare ogni confronto democratico. Quindi personaggi, come dire, inqualificabili e anche abbastanza codardi e vigliacchi. Lei ha parlato di diversi episodi in tutta Italia, l'ultimo dei quali in Puglia. Sì, proprio oggi la CGIL Puglia stava organizzando un'iniziativa per ricordare Giuseppe Di Vittorio, sindacalista della CGIL, e proprio ieri notte la sede della CGIL di Cerignola è stata devastata. Ovviamente ci ha fatto piacere ricevere la solidarietà del questore e del prefetto. Speriamo che le forze dell'ordine riescano comunque ad assicurare questi vandali alla giustizia. Voi pensate a un piano, a qualcosa? Ma sicuramente c'è chi non ama troppo le regole della democrazia, e c'è chi vuole, attraverso atteggiamenti di questo tipo, attaccare un movimento dei lavoratori, il sindacato, al quale aderiscono milioni di lavoratori in tutta Italia, e che quindi possono rappresentare un movimento democratico che dopodomani sarà in piazza, ad esempio, per manifestare insieme alle associazioni laiche, cattoliche e a tante forze democratiche del paese. Per la pace e per dei valori nei quali noi crediamo. Le squillava spesso il cellulare, immagino siano tanti i messaggi di solidarietà. Assolutamente sì, tante solidarietà dal mondo della politica, dal prefetto, dal questore, e tanti sicuramente ne arriveranno in queste ore.